Eccoci qua, rientriamo ancora. Buongiorno raga, buongiorno. Piena diretta, piena mattina, ancora benvenuti, bentornati, ben ritrovati. Oggi parliamo di iniziative bellissime, poi insomma sport, idee, cose meravigliose, nonché cammino dei sette vulcani. Oh, qua vi vogliamo. Qualcuno di voi magari sa che cos'è, qualcuno no, qualcuno sì. Insomma, raga, oggi abbiamo il piacere di avere qua con noi l'ideatore e fondatore, uno dei due ideatori e fondatori, spero di aver detto giusto. Diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi, Andrea Pasqualini. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao, ciao, grazie Alain, grazie per l'opportunità di poter portare a conoscenza il nostro nuovo itinerario. Ho detto bene, uno dei due ideatori e fondatori, giusto. Andrea, sì. Intanto come stai? Domanda principale. Benissimo, grazie. Bene, bene. Stiamo bene su nelle colline dell'est veronese, si sta ancora abbastanza. A tal proposito, allora, come vi arriva l'idea di fondare e mettere in piedi questo progetto, il Cammino dei Sette Vulcani, e soprattutto dove ci troviamo geograficamente proprio? Prego. Allora, l'idea nasce da precedenti esperienze di cammino che io ho fatto in giro per l'Italia, sì. Il cammino dei ribelli, il cammino dei briganti, e quindi cercando di portare quel tipo di esperienza di cammino a piedi con lo zaino, il sacco a pelo e in autosussistenza, chiamiamola così, certo. Abbiamo cercato di valorizzare la zona nostra. La zona nostra è l'est veronese, siamo precisamente nella Valle d'Alpone, sì. e quindi diciamo che la zona è parte da San Giovanni Larione, che è un comune della Val d'Alpone, posto a metà più o meno della valle, ed è un percorso a piedi di circa 105 km che attraversa tutta la nostra valle, sale fino all'apice della montagna, cioè fino a Campo Fontana, sì. E poi ritorna giù in cerchio passando poi per Giazza, Selva di Progno, Badia Calavena. Però è un percorso nato grazie alla conoscenza culturale e geografica del professor Confente, che è stato mio professore alle medie, quindi con il quale sono particolarmente legato. Bello, bellissimo. Ci siamo ritrovati dopo tanti anni a fare delle diverse attività insieme. Lui collabora da 40 anni con il Museo dei Fossili di Bolca. Abbiamo detto, cerchiamo di fare qualcosa anche dalle parti nostre che dia un senso, diciamo così, geografico e una connotazione geografica ben precisa alla nostra valle. Bellissimo. E la cosa è nata in maniera abbastanza spontanea, prima ovviamente in linea teorica sulle carte, e poi in maniera ovviamente pratica, quindi abbiamo fatto due inverni continui a rifare continuamente, a ripercorrere le vecchie mulattiere, le vecchie capezzagne che collegano un paese all'altro, una frazione all'altra. Il denominatore comune sono i vulcani, proprio sì. Perché dalle parti nostre si chiama Sette Vulcani, abbiamo dato questo nome un po' mitico, un po' magico, in realtà i vulcani sono molti di più. E proprio perché la zona nostra è una zona basaltica, e quindi praticamente si attraversano tutti questi coni, e si attraversa la città di Pietra, si attraversa il monte Madarosa, dove ci sono appunto i basalti colonnari, ed ha una connotazione geografica ben precisa che chiunque sia appassionato di geologia e abbia voglia un po' di approfondire la cosa, e veramente gli trova pane per i suoi denti. Bellissima. Beh, questa idea è veramente stupenda. Quando nasce? Beh, ecco, nasce nel 2020, dicevamo, no? Sì. Quindi anche in un periodo un po' particolare, diciamo. Ecco. Molto particolare. Però bello questo. Insomma, avresti mai pensato, non so, nella tua storia di passami il termine, di viaggi, di idee, di avventure, di ideare un cammino nella tua terra? Cioè, guarda, la cosa strana è stata che sia io che appunto il mio professore, il professor Confente, del quale parlavo prima, sì. Ci siamo ritrovati a percorrere delle zone che mai avremmo detto essere così belle, così interessanti. Anche lui, che certo, ha più di 70 anni. Abbiamo veramente, poi a questo si è aggiunta la Vestenastocca PS, che è la nostra associazione con la quale facciamo musica dal vivo, che ci ha dato un apporto molto importante dal punto di vista burocratico, sì. E qualche finanziamento che è arrivato un po' dai comuni, un po' anche da altri enti, e quindi la tabellatura e proprio tutta quanta la parte, diciamo, del GPS e delle tracce GPX da fare ci ha appassionato. Bellissimo. Abbiamo riscoperta. Beh, una bella unione, oserei dire, no? Cioè, una bella unione. Sì. So che sono in studio, abbiamo anche amici che sono venuti a trovarci. Dai, facciamo così: prima di passare a loro, svelami qualcosa, una parola su di loro, e tra un po' saranno qua con noi, tra pochissimo. Beh, attenzione, che qua abbiamo il gota della montagna dell'est veronese, che è Mauro Regalin, e il suo degno compare, che
il buon Simone Casarotto per gli amici Lupin. Che attenzione, tra un po' saranno qua con noi, quindi loro l'hanno vissuto in primis questo cammino. Vissuto, fatto e rifatto, dico bene? Sì, l'hanno fatto in tre tappe, anzi il cammino è, oltre che essere ben segnato, vi chiederei appunto di fare riferimento al sito www.camminodeisettevulcani.it. È un sito molto ben fatto che riporta, oltre che le tracce in GPX, ecco, una cosa che ci tengo a dire è la parte culturale. Il cammino non è stato pensato per fare la gara, è stato pensato per riscoprire un territorio dove, per essere appunto correttamente geolocalizzati, sono passati vite umane, esperienze, culture e culture che si sono avvicendate negli anni. Passiamo anche per il cammino per il sentiero della memoria, che ha visto gli eccidi nazifascisti e una rappresaglia del 44 terribile per il comune di Vestenanova, e per cui è tutto un insieme che va contestualizzato e georeferenziato un po' a se stessi. Andrea, che dire, grazie di cuore, certo. Ci sarebbe da parlare un sacco, ma in realtà provare per credere, quindi forza, avete il sito, lo ripetiamo, camminodeisettevulcani.it per scoprire, poi dovete provare, cioè dovete provarlo. Grazie davvero Andrea, torno grazie a trovarci, a mi raccomando, e adesso giusto un brano musicale, poi passiamo a scopriamo com'è stato e com'è tutt'oggi vivere e fare questo cammino. Grazie Andrea, grazie mille. Grazie a voi. Ed eccoci qua, rientriamo in studio dopo aver parlato con il fondatore, uno dei due fondatori del Cammino dei Sette Vulcani. Oggi parliamo anche con amici che tornano a trovarci, due camminatori seriali, e li presentiamo, diamo il benvenuto a loro, eccoli qua, Mauro e Simone, ma Simone in arte Lupin. Yeah, come state? Ciao raga. Benissimo. Tutto bene? Sì. Allora sappiamo che voi di chilometri ne macinate, di strada in generale ne macinate parecchie, insomma. Sì, sì, parecchie. Intanto grazie per esserci venuti a trovare. Grazie. Bene. Grazie a voi. Grazie. La domanda sorge spontanea. Allora, per due camminatori seriali come voi, com'è stato questo cammino dei sette vulcani? In quante tappe poi è stato fatto? Svelateci un po' qualcosa, prego. L'abbiamo fatto in tre tappe invece che sei. Ecco. È stato bellissimo perché, a parte la nostra amicizia che insomma è consolidata, esatto, abbiamo avuto l'opportunità di vedere pezzi di storia, certo, perché c'è veramente tanta storia su un cammino che non pensavamo, perché lì vicino a casa si può dire, però è veramente ricco di storia, bellissimo, tratti che possibili da fare anche a famiglie con bambini e tutti. È possibile farlo tutti. Beh, quindi c'è una possibilità. Maestro, le chiederei, sì, ci dica, cioè, adesso parlando anche un po' del tecnico, perché no? Anche sì, cioè, nel senso, cioè, è consigliabile veramente a tutti, in che modo, in che situazione? Cioè, anche un parere proprio tecnico, cioè, possiamo tranquillamente, certo, andare. Sì. Allora, devo sempre fare attenzione su tutto. Certo. Chiaro, sempre. Montagna, collina, bisogna essere molto, molto prudenti. Valutare il meteo, che è una cosa importantissima, seguire bene i tracciati, non fare di testa propria, okay. Comunque questo tracciato è fatto molto ma molto bene, ecco perché l'ho voluto fare. Chiaro, noi l'abbiamo fatto in tre tappe, diciamo, perché dovevo lanciare la sfida a Lupin. Oh, e qua adesso capiamolo, insomma, sì. Sfide. Lupin ha già fatto con me altri cammini come il Giro del Lago di Garda, già, che era di 200 km, un altro l'abbiamo fatto la settimana scorsa, che era di 50 km, e questo serve per metterlo alla prova. però... Perché io sono il suo guru, ok, mi sta bene, però lui mi deve dare la soddisfazione. Certo. Adesso c'è allora una domanda, per forza dobbiamo girare un po' la frittata. Lupin, ma il maestro viaggia? Alla grande. Cioè, alla grande. Sembra strano perché è un po' avanzato di età, però eccolo adesso da mangiare i giovani comunque, ma molto è un grande. Ma anche a livello di consigli, no, per farlo in una veste un po' più tosta, ecco, come lo fate voi, diciamo, c'è qualche consiglio, qualcosa, sono dei momenti anche di dire abbandono, cioè nel senso, capitano, sì. Come si possono, c'è, cioè, dei momenti adesso tra virgolette intendo di difficoltà, non difficoltà, cioè, chiaro che fare, intendo mentale e fisica in certi momenti, certo, chiaro che ci vuole allenamento, cioè non è che dalla mattina alla sera noi partiamo a fare 100 km, no, tutti e due siamo camminatori che il sabato e domenica è dedicato alla montagna,
durante la settimana sono sempre dei 10 e 15 km che facciamo a piedi, sì. Cioè il corpo ha bisogno di, è un motore che si accende, certo, se lo avvii bene continua, altrimenti si ferma. Fare. Beh, insomma, Mauro, tu invece cosa mi consigli ancora? Cioè, nel senso, facciamo una cosa più semplice, adatto a tutti, quindi anche delle tappe per i bambini, per i più piccoli in questo, sì, caso? Sì, può essere fatto, chiaro, accompagnati, ma certo, però, certo, certo. Sì, può essere fatto, sì, sì, sì. Sono tutte colline, si passano, sì, in contrade sperdute, inesistenti per noi ora. Dimenticate. Quante dimenticate volte l'avete fatto? Una volta con le tre tappe, sì. Da rifare, da consigliare, sì, assolutamente, sì, 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 quindi sì, bene, sì. No, noi ci teniamo perché sappiamo che siete, permettetemi, insomma, esperti in questo settore e soprattutto ne avete ormai macinata e ne macinerete ancora tanta di strada, quindi avere un parere per quanto riguarda i sette vulcani, questo nuovo, dico nuovo perché comunque tre anni un percorso è nuovo, sì, novello, sì, no, no. Esatto, da voi penso sia anche un bel piacere per i fondatori di questo, certo, questa, certo, cosa. Sono andato a vedere quando l'ho ideato, l'ho pensato per Lupin. Certo. Sono andato a vedere la rappresentazione, ho visto che erano persone oneste, soprattutto già oneste, in gamba, e lì è scattata la molla. Detto, proviamo, esatto, proviamo. Beh, io il fondatore lo conoscevo già da anni fa, dunque sapevo già che era una cosa seria. Non è uno che fa, insomma, è tutto, si è collegato, sì, tutto, sì. Sì, sì. Ora raga, le cose da dire sarebbero tante, noi intanto vi ringraziamo per essere stati oggi con noi, grazie, tornate a trovarci, mi raccomando, perché sappiamo che le novità, le belle notizie ci sono, poi mi ero sentito con voi, poi dopo anche con Andrea, insomma, bella questa unione, ma soprattutto tornate a trovarci quando ci sono nuove idee, nuove sfide, nuovi progetti, che ne so, magari progetti futuri per il cammino dei sette vulcani che non ci ha svelato, ci svelerà, noi certo, queste cose le vogliamo raccontare, certo, quindi grazie mille, grazie a voi di cuore a Mauro e Simone, e mi raccomando, se anche voi volete provare, come sempre, provare per credere, ma prima, come dice il maestro, allenati, ecco, insomma, allenati, perché tutto ha un limite, un metro, una misura. Procediamo con la musica, ci vediamo tra pochissimo, 3, 2, 1, via.